Benvenuti e bentrovati ad un nuovo appuntamento nel salotto di TeleG. Oggi si parla di dislessia, un disturbo specifico dell'apprendimento e conosceremo anche l'associazione AID di Sassari, Associazione Italiana per la Dislessia. Vi presento quindi gli ospiti di oggi che sono con me in studio, il dottor Giuseppe Zanzurino, psicologo e dottore di ricerca, benvenuto, Piacere, benvenuto. e la dottoressa Letizia Di Nora, presidente dell'AID di Sassari. Benvenuta Buonasera. Letizia. Dottor Zanzurino, ecco, vorrei iniziare proprio con la spiegazione. A volte si tende a sentire la parola dislessia che un po' fa paura. Che cos'è la dislessia e in quale maniera si manifesta? Esistono diverse definizioni di dislessia, da quelle più scientifiche a quelle più comuni. Diciamo innanzitutto che è un disturbo specifico dell'apprendimento, che riguarda settorialmente la lettura, ossia la capacità di leggere in maniera fluente e corretta, cioè quindi ad una discreta velocità e senza fare errori. Sono dislessici sia i bambini che leggono lentamente e in maniera corretta, o i bambini che leggono velocemente facendo un certo numero di errori. La specificità è il concetto fondamentale nella definizione di dislessia, perché nel momento in cui si fa una diagnosi è opportuno, anzi è indispensabile, escludere altre possibili cause che potrebbero stare alla base di una difficoltà nella lettura, ossia escludere che non ci siano difficoltà di natura neurologica, quindi a livello comunque neurologico del cervello, a livello sensoriale, quindi la vista, l'udito. E soprattutto che sia un bambino intelligente, perché il bambino dislessico per definizione è un bambino che ha un quoziente intellettivo nella norma e in molti casi anche superiore alla norma. E hanno anche delle capacità e delle abilità molto particolari Sì, in però. alcuni campi, li chiamano tra virgolette normodotati. Io preferisco il termine sviluppo tipico per definire un po' lo sviluppo che si ha nella tipicità delle diverse abilità. Da questo punto di vista io ritengo che non bisogna in qualche modo creare un prototipo in qualche modo del dislessico, perché il dislessico è un ragazzo al pari di qualsiasi altro ragazzo, quindi può avere delle capacità particolarmente sviluppate in determinate aree oppure delle determinate debolezze. Quindi anche la definizione stessa tende in qualche modo a generalizzare, dire la dislessia. Sarebbe molto più corretto parlare di dislessie, cioè quindi diverse forme di disturbo specifico nella lettura. Quindi ad ogni dislessico corrisponde un profilo che alcuni definiscono negli ultimi anni di neurodiversità. Cioè, quindi una neurodiversità, l'espressione diversa di una diversa organizzazione nel nostro cervello. Come siamo diversi nell'altezza, nel colore dei capelli, nel colore degli occhi, così siamo anche diversi nella nostra velocità, nella lettura e anche capacità di non fare errori nella scrittura. Certo, si può parlare di predisposizione ereditaria o genetica in qualche modo? Negli ultimi anni stanno facendo degli studi anche rispetto ai fattori genetici. Al momento gli studi più accreditati parlano di un'incidenza che oscilla fra il 9 e il 50%, però in realtà più che di genetica, più che diciamo di trasmissione genetica, attualmente si parla esclusivamente di familiarità. Quindi diciamo una maggiore probabilità nelle famiglie dove ci sono già dei dislessici che si presentino altri ragazzi con questo tipo di difficoltà. Ovviamente io parlo sempre del maschile perché non a caso, perché la dislessia è molto più frequente nei bambini piuttosto che nelle C'è bambine. una C'è un spiegazione. rapporto, è generalmente legato al fattore linguistico, essendo che la dislessia in qualche modo diciamo, è fortemente correlata ad una difficoltà nel linguaggio, cioè quindi c'è una base linguistica alla Certo. difficoltà, e i bambini hanno maggiormente minore attitudine sull'area linguistica rispetto ad altre aree, quindi questa è in qualche modo la spiegazione che si sono dati i ricercatori. E la ricerca ovviamente Conferma, sì, continua conferma e anche. conferma. E nella scuola dell'infanzia, ecco, proprio già nella scuola dell'infanzia, è possibile riconoscere alcuni segnali di dislessia nei bambini così in tenera età?
Allora, non possiamo trovare in maniera certa una correlazione fra determinati segnali che si manifestano alla scuola dell'infanzia e poi la futura insorgenza di una difficoltà nella lettura. Naturalmente, essendo una difficoltà nella lettura, non è possibile ipotizzare un controllo specifico nella scuola dell'infanzia, poiché i bambini in quella Ovviamente, fase lì non certo. leggono ancora. Ci sono effettivamente degli indicatori e quello più importante, un po' come dicevo prima, è quello legato al sviluppo corretto delle abilità Certo. linguistiche. Generalmente i bambini alla scuola dell'infanzia presentano difficoltà, anche se, torno a ripetere, non è una correlazione al 100%, maggiore difficoltà nel manipolare i suoni delle parole. Quindi, parlare in maniera corretta, quindi pronunciare correttamente le parole, soprattutto le parole più complesse, riuscire a segmentare, a spezzettare le parole in sillabe, riuscire a ricordare le rime, le filastrocche, i giorni della settimana, i mesi dell'anno, e poi sono le stesse cose che in qualche modo si manifesteranno successivamente nella scuola primaria come difficoltà nel ricordare, ad esempio, le lettere dell'alfabeto Certo. oppure le tabelline, quando poi si introdurranno anche le tabelline. Il processo, cioè ciò che va generalmente osservato, dovrebbe essere osservato nella scuola dell'infanzia, è il corretto sviluppo del linguaggio. Perché sembrerà strano, ma ci sono tantissimi bambini che a 3, 4 e anche 5 anni parlano in modo difficilmente comprensibile, se non È ai vero. genitori o ad una stretta cerchia di persone. È un riscontro che purtroppo è frequente. Letizia, invece te volevo chiedere, tuo figlio è un dislessico e quindi ovviamente questo mi suscita la curiosità di chiederti di parlarmi di questa tua esperienza. Quando e come hai scoperto che tuo figlio era dislessico? Beh, dunque, è stata una, come dire, una sensazione che ho avuto subito quando lui ha iniziato ad andare a scuola. È stato, come dire, come, un po' come se le mamme si accorgono del figlio che ha la febbre senza ancora misurargliela, no? Quindi io avevo, pur avendo un unico figlio, quindi non avevo fatto, come dire, dei confronti con magari fratelli più grandi, come alle volte capita, però vedevo che la sua difficoltà, specialmente in prima e seconda elementare, era proprio la lettura. Mentre negli altri ambiti, nella scrittura, tutto sommato, lui era molto ordinato, scriveva bene, però leggeva male. Leggeva, cioè non leggeva come i suoi compagni e nonostante tutti i nostri sforzi, l'esercizio, l'impegno, lui non migliorava. Quindi all'inizio della terza elementare mi sono detta basta, qui bisogna che ci chiariamo le idee, bisogna capire che cosa sta succedendo. Però lui era un bambino molto brillante, quindi mascherava bene le sue difficoltà, mentre in Certo. altri casi altri genitori mi riferiscono che magari i loro figli già dalla prima hanno avuto difficoltà appunto nel ricordare le lettere, nello scrivere. Ecco, lui questi aspetti non li aveva, però in terza elementare, probabilmente col carico anche maggiore di lavoro che c'è stato come per lui come un crollo, che poi i genitori magari mi riferiscono, che ne so, al cambio tra la scuola elementare e la scuola media, tra la scuola media e Un la po' più scuola superiore, cioè evidente. dove magari avviene per tutta una serie di motivi. Magari emergono dei casi che fino allora sono rimasti sopiti, non che lui prima non fosse dislessico, ovviamente lo era, però, come dire, mascherava molto bene le difficoltà, riusciva a compensarle, anzi. Aveva preso coscienza probabilmente di avere. Guarda, io ricordo che la prima volta in cui io lo portavo per un approccio diagnostico, perché a questo punto appunto io avevo, sai, in mente questa parola dislessia, perché sapevo che poteva esistere una difficoltà di lettura, ma era giusto una Mai, parola per me, non certo. sapevo cosa tutto avrebbe comportato. E lui mi ha detto, questa frase la ricordo bene, tu non capisci mamma, io non ci vedo, non ci vedo. Ma lui non aveva nessun problema di vista. Però aveva gli occhi rossi spesso, quindi probabilmente, e quindi Supera noi l'abbiamo fatto, ecco, affaticamento. controllare mille volte finché l'oculista mi ha messo alla porta e mi ha detto vai, perché tuo figlio non ha nulla agli occhi, vede benissimo, non ha nessun problema. Però lui questa cosa me l'aveva riferita, io non ci vedo, perché probabilmente lui non riusciva a decodificare ciò che vedeva e quindi gli dava l'impressione di non vedere. E questa cosa effettivamente mi aveva colpito perché poi la persona che in quel momento lo stava cominciando a valutare mi ha detto si è fatto una diagnosi da solo questo bambino, cioè si è reso conto che la sua difficoltà era proprio in quello che stava vedendo, perché lo vedeva in maniera distorta probabilmente e quindi faceva una grande fatica.
E poi questa fatica chiaramente va un po' a ricaduta, si è un po', come dire, ha avuto una ricaduta un po' su tutti anche gli altri ambiti scolastici, perché poi non era solo la lettura Certo. quello che veniva compromesso, erano anche un po' tutte le altre cose. Poi vabbè, il percorso diagnostico di mio figlio è stato molto lungo e tormentato, devo dire, ma Però adesso quantomeno guardiamo una volta avanti. che è stato Sì. diagnosticato ti sei sentita quasi sollevata. Ma da un certo punto di vista sì, nel senso che ho dato un nome e un cognome alle difficoltà Certo. e questo sicuramente ti fa dire ecco bene, abbiamo capito di cosa si tratta. Quello che mi ha mandato nel panico è stato primo, vabbè, la grande solitudine con la quale si affrontano queste problematiche e quindi io mi sono sentita molto sola all'inizio, nonostante la famiglia, eccetera, ma sai, non è così facile capire, no? Come tu dicevi giustamente prima, i genitori hanno anche un po' paura di È una parola che fa un po' paura, perché non tanto per la parola in sé, non per il problema Certo. della dislessia, ma per quello che comporta. Perché comunque io mi sono resa conto da subito che il mondo della scuola non era assolutamente preparato ad affrontarlo. E dove io mi aspettavo di avere delle risposte, in realtà avevo delle domande alle quali ovviamente non sapevo rispondere. Quindi ho dovuto, insomma, dopo un primo periodo di metabolizzazione, insomma, ho dovuto metabolizzare quello che era successo, mi sono messa a studiare, ho dovuto imparare che cos'era la dislessia, perché comunque dovevo dare una risposta Una prima di tutto a me risposta, stessa. ovviamente. E Quindi parlami sì, dell'AIDE, i progetti e le finalità dell'associazione. dell'associazione. Ecco, prima facevo riferimento al fatto di essere soli, chiaramente nell'associazione poi Italiana Dislessia, della quale poi circa dopo un anno ho iniziato a far parte, non ci si sente soli, perché è un'associazione che è composta da moltissimi genitori, anche se ci sono anche tantissimi insegnanti, devo dire, e anche molti tecnici. Però fondamentalmente è un'associazione di genitori, quindi ci si trova compresi, perché comunque chi vive la tua stessa difficoltà ti comprende Naturalmente. e ti ascolta con attenzione e ti dà dei suggerimenti. Quindi la nostra associazione, che ha sede, la sua sede centrale è Bologna, ma ha poi sede in tutte le province d'Italia, ovviamente compresa Sassari, ha comunque la finalità di sostenere le famiglie per prima cosa, il mondo della scuola, perché si fanno continuamente così, corsi comunque di formazione con Questo è moltissimi formatori importantissimo, AID, che certo. appunto anche sul nostro territorio ce ne sono anche di molto bravi, di molto preparati, che danno risposte al mondo della scuola dove il problema deve essere affrontato, oltre che in famiglia, ovviamente. Un'altra cosa molto importante che volevo aggiungere è che l'associazione ha anche dei finanziatori, tra i quali Fondazione Telecom Italia, che hanno consentito in questi anni di fare tante cose. Dopo Ne farlo parleremo dopo avere, in maniera più esatto. dettagliata. Adesso io devo dare i Sì. consigli alla regia brevemente per degli stacchi pubblicitari, ma noi torniamo subito in studio. A tra poco.